questo bellissimo revamping, che parola meravigliosa in inglese, tutti ci riempiamo la bocca, no? Revamping è solo un ampliamento, non è un riammodernamento. Ma la cosa che mi preme da dire, più di tutti, io sono solidale, come ho sofferto da una vita quella storia, sono solidale con gli abitanti di San Leo, con una parte degli abitanti, perché una parte gli hanno offerto dei posti di lavoro, hanno offerto, quindi lasciamo perdere, è anche comprensibile, voglio dire, ognuno fa quello che vuole. Ma la parte che è lì, che non ha, non vivi e non mangiamo, è lì che deve sopportare le vostre astruse. Non so nemmeno come chiamare, astruse. Quindi questa gente sarà costretta, come ho sofferto io e tutti gli abitanti dell'altra zona, a beccarsi per chissà per quanto tempo questo scempio, no? Questo ampliamento. Voi potrete dire sì, sono nuovi, sono sì, ma sicuramente vedrete che problemi causerà. Allora, io propongo una cosa. Questi abitanti, no? Questi che non vivono, non mangiano, sono lì per i fatti loro, hanno solo quei soldi e quella casa. Prima dell'impianto. Sta gente qua, qui paga. Questa gente. Prega al pubblico di non intervenire mentre parlano altri. Allora, io ho una proposta. Allora, sta bella fetta di 42 milioni di euro, allora, prendiamo una parte. Leviamo questi poveri disgraziati che dovranno sopportare per voi e per le vostre astruserie, che devono sopportare per 30-40 anni sta storia. Pigliamo sta parte, visto che la spartiamo un po' tutti, pigliamo sta parte di 42 milioni, gli compriamo una casa in un altro posto, aspetta, gli compriamo una casa, allora voi, sindaci, a Regione Calabria, o chiunque, o presidente, andate lì a sentire l'odore di sottobosco, di fragolino, come è stato detto. Una volta in una visita guidata ci hanno parlato di sottobosco e di fragolino, andate a beccarvelo voi. E poi vediamo cosa direte alla fine. E basta, inutile parlare, tanto sono parole inutili le mie. Però servirà la testimonianza quando un domani mi darete ragione. Scusa.